I miei genitori sono italiani due volte, per nascita e perché nel 47 hanno scelto nuovamente di esserlo. Con questa semplice frase, Carlo Alberto Agostinis, esule istriano, spiega la complessa questione del confine orientale italiano al termine della Seconda Guerra Mondiale e anche se era solo un bambino, è oggi sinceramente emozionato nel raccontare l'esodo vissuto sulla propria pelle. Io non potrò mai dimenticare praticamente l'esodo a cui sono stato sottoposto per venire in Italia, quando l'Italia praticamente era dove sono nato io. Quindi secondo il Trattato di Parigi, tutti i luoghi dell'Istria, tranne la parte alta di Trieste, venivano accomunati alla Jugoslavia. Quindi io e la mia famiglia abbiamo dovuto decidere se rimanere italiani oppure rimanere sotto il dominio della Jugoslavia, per cui abbiamo scelto di ritornare in Italia. Quindi c'è stato l'esodo verso Trieste e poi siamo stati, come popolo istriano, siamo stati sparpagliati in tutta Italia e poi successivamente anche nel mondo, perché molte persone sono immigrate in Jugoslavia, in America e in altri paesi. I campi di raccolta praticamente erano delle caserme dismesse, oppure delle scuole dismesse, oppure dei grandi capannoni, oppure addirittura nel Torinese erano dei capannoni abbandonati perché non c'erano più le industrie. E allora praticamente noi venivamo messi tutti quanti lì e praticamente vivevamo, non avevamo una vita propria come viviamo adesso a casa, cucinare, dormire eccetera. Praticamente là era una specie, diciamo, di albergo, ma non era albergo nella sua accezione più lussuosa, perché avevamo i letti a castello, avevamo le coperte passate dalla POA, che era a quell'ora era la Pontificia Opera d'Assistenza, che passava i viveri, passava le coperte, passava le lenzuola, tutto. Quindi vivevamo così in attesa di poter ricominciare la nostra vita, perché la vita nostra era provvisoria allora. Io sono stato uno dei pochi fortunati perché mio padre e mia madre praticamente avevano un'occupazione, quindi hanno potuto ricominciare a lavorare. Ricordo i bambini di 3 anni e sono delle cose molto confuse, perché è logico che vedi le cose a flash, quindi ti ricordi praticamente l'imbarco, ti ricordi l'assembramento delle persone, poi i vari altri bambini che c'erano, quindi non è un ricordo molto labile, capito? Però poi andando avanti con gli anni praticamente il ricordo diventa realtà, perché sono i genitori, i nonni, gli zii che ti ricordano quello che è stato, quello che hanno passato e quello che hanno dovuto subire, insomma.